diciamo sempre, ecco, rispettando un minimo di puntualità, per questo incontro che si inserisce nell'autunno promosso congiuntamente dalla Biblioteca di Nava e dall'Associazione Culturale Nassilau, ovviamente con il patrocinio del Comune. L'evento di stasera è un po' particolare perché vede più associazioni coinvolte, la cosa mi fa molto piacere, dall'Associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, qui rappresentata anche dal nostro relatore, il dottor Franco Arillotta, che tutti conosciamo e tutti apprezziamo per il suo impegno da storico nella nostra città. Il Touring Club, qui rappresentato ovviamente dal console Club Territorio di Reggio Calabria, il Touring Club italiano, Mimì Domenico Cappellano. E ho dimenticato per ultimo, ma non da ultimo, ovviamente, la responsabile della biblioteca, la dottoressa Daniela Neri, alla quale subito porgo il microfono. Ringrazio ovviamente lei, ringrazio la biblioteca, il personale della biblioteca per la disponibilità di questa splendida, storica sala. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera Stefano, grazie sempre per la tua presenza e vicinanza alla nostra biblioteca. Grazie al professore Arillotta, al dottore Cappellano per essere qui oggi e grazie a tutti voi partecipanti. Leggerò due appunti giusto perché voglio lasciare il più tempo possibile all'attesa relazione del professore Arillotta. Questo evento di oggi è stato concordato insieme all'Associazione Nassilau e ai presenti al tavolo durante la commemorazione, l'intitolazione della via che è davanti alla Biblioteca de Nava a Luigi Ricollenzi. Quel giorno, incontrandoci i presenti proprio a questo tavolo insieme agli eredi che erano presenti alla manifestazione, ci siamo chiesti proprio l'opportunità, la necessità di fare un incontro, quello di oggi, che si è concretizzato oggi, proprio per far conoscere alla città, alla comunità, a chi non lo sapesse, la figura, l'importante figura di questo scrittore, giornalista, bibliotecario. Una figura il cui impegno culturale ha profondamente influenzato non solo la nostra comunità, ma anche la cultura e la storia del nostro territorio. Quindi non vogliamo legarlo esclusivamente alla nostra città, ma all'intera regione o a un contesto anche nazionale. La sua eredità intellettuale, il suo instancabile impegno civico continuano a essere una fonte di ispirazione per tutti noi. Oggi avremo l'opportunità di esplorare più a fondo la sua opera e il suo pensiero, riflettendo non solo sul suo ruolo di uomo di cultura, ma anche sulla sua visione come cittadino impegnato sempre in prima linea nella lotta per il progresso e la crescita della comunità. Questo convegno rappresenta un'occasione preziosa per riscoprire il suo lascito e per comprendere quanto ancora il suo esempio possa guidarci nelle sfide contemporanee. La vita e il pensiero di Luigi Ricollenzi, saldamente ancorati ai valori della conoscenza, della giustizia sociale e della bellezza, ci ricordano l'importanza del nostro patrimonio culturale, della custodia soprattutto del nostro importante patrimonio culturale e di promuovere uno sviluppo che metta al centro la dignità umana, alimentando la memoria collettiva della nostra città. Ed è quello a cui noi puntiamo sempre, la memoria, il trasferimento della memoria, della conoscenza della nostra identità culturale. È l'obiettivo principale di questi incontri che noi promuoviamo sia come amministrazione comunale in sinergia con le associazioni, è proprio quello del riconoscimento della bellezza della nostra città e dell'immenso patrimonio culturale ed è il nostro compito. È un compito attivo, ecco, non solo nostro ma di tutti noi, un ruolo attivo proprio nella diffusione e nella conoscenza. Tra i numerosi contributi che Ricollenzi ha lasciato, e questo permettetemelo, questo è un mio desiderio, oggi desidero ricordare in particolare il suo ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela della Biblioteca de Nava, una delle istituzioni culturali più preziose del nostro territorio di cui oggi mi onoro di essere responsabile. Ricordiamo quindi che Aliquo ricopre il ruolo prima di aiuto bibliotecario della nostra biblioteca dal 14 al 19 e poi dal 20 fino a gennaio del 28 come bibliotecario, ripreso poi dal 31 fino al 43.
Aliquo Lenzi capiva profondamente il valore della conoscenza e della memoria collettiva, riconoscendo che la cultura è linfa vitale della società. Il suo impegno per la Biblioteca de Nava non si limitava alla valorizzazione delle collezioni, e grazie a lui abbiamo delle sezioni importanti in biblioteca come la sezione Calabria e l'acquisizione di tantissimi testi, ovviamente alla conservazione soprattutto dei testi subito dopo il terremoto del 1908, non mi dilungo su questo perché ci sarà modo, penso, di farlo durante la conversazione. Quindi non si limitava alla valorizzazione delle collezioni, ma includeva una visione più ampia di accessibilità e diffusione della cultura, perché grazie alla cultura la nostra città può crescere ed è cresciuta negli anni. Credeva fermamente che la biblioteca doveva essere un luogo aperto a tutti, un centro di aggregazione e crescita intellettuale per le generazioni presenti e future. Grazie alla sua visione, oggi possiamo godere di uno spazio che non è solo una ricca fonte di sapere, ma anche un simbolo dell'identità e della resilienza della nostra città. Durante questo convegno quindi avremo l'opportunità di esplorare come l'operato di Aliquo Lenzi abbia contribuito a costruire un'eredità culturale che ci deve ispirare a spronare, a proseguire nella sua stessa strada. Il suo esempio ci motiva a rinnovare il nostro impegno e in particolare il mio impegno, ma di tutti i collaboratori che ho qui in biblioteca, di tutti i colleghi della biblioteca, di proseguire sulla sua strada, affinché la Biblioteca de Nava continui a essere un punto di riferimento sempre più vivo e accessibile, un luogo di cultura, di inclusione e memoria collettiva per la nostra comunità. Quello che mi auguro quindi da questo convegno è che ciascuno di noi abbia una posizione, come devo dire in tutte le altre conversazioni che vengono effettuate presso questa struttura, questo istituto culturale, un arricchimento e un confronto, una giornata di riflessione e di ispirazione. Ovviamente il mio ringraziamento, come ho già detto in premessa, è verso l'Associazione Culturale Anassi Lausso e il suo presidente, perché nulla è scontato di quello che viene fatto da lui e per la nostra città. Di questo devo fare il mio ringraziamento personale, perché Stefano è sempre attento e pronto alla diffusione e alla trasmissione della conoscenza e della memoria di quella che è bene il patrimonio culturale della nostra città e di personaggi illustri che hanno contribuito all'arreggio che abbiamo adesso. Quindi permettetemi veramente un applauso a Stefano, perché stasera ha fatto veramente, ha messo in pratica quello che ci siamo detti quella sera durante l'intitolazione della via. Cioè, non è rimasto una mera intitolazione, quindi come ne abbiamo già visti tante, ma doveva essere accompagnata, come lo è stasera, dalla trasmissione della figura del giornalista, dello storico, del bibliotecario, aggiungo, perché mi fa veramente piacere e mi emoziona particolarmente il mio essere qui oggi, proprio perché è necessario continuare sulla scia di questi grandi nomi. Ovviamente ringrazio il dottore Cappellano, col quale ci siamo visti e incontrati in diverse occasioni di promozione del nostro patrimonio culturale e della valorizzazione dello stesso. E poi un mio ringraziamento particolare al professore Rillotta. Sono anni ormai che ci vediamo in queste occasioni, in questi eventi di sinergia, di collaborazione, quindi anche lui di conoscenza e trasferimento della memoria e della nostra identità culturale, soprattutto quello che ci auspichiamo soprattutto ai giovani. Quindi quello che vogliamo fare è proprio non fermare con noi la conoscenza della nostra città, ma quello che ci auspichiamo con questi incontri è proprio il trasferimento della memoria attraverso tutti noi che usciremo da qui stasera o nelle altre sere con un arricchimento culturale. E un grazie ovviamente a tutti voi per essere qui oggi, quindi buon ascolto. Buonasera a tutti, ringrazio Stefano per avermi invitato e a collaborare a questa iniziativa. Ringrazio la dottoressa Neri e anche il professor Lotta che sono qui per ascoltare.
faccio un passo indietro, mi auguro di non ripetermi, io sono anche il presidente della commissione toponomastica e abbiamo inaugurato più di un mese fa la via ad Alico Lenzi. Questa attività è un'attività che nel tempo coglieremo i frutti, perché serve alla ricostruzione della memoria storica della città, perché un ragazzino di oggi che ha 13-14 anni non sa chi è Luigi Alico Lenzi, però con i mezzi che hanno in tasca i ragazzini, queste che fra qualche anno saranno veramente esplosivi, quando passa su una persona che ha fame di cultura, vede scritto Luigi Alico Lenzi, lo digita e viene fuori un pezzo di storia della città. Questa attività che abbiamo avviato nel 2016, abbiamo fatto finora quasi 700 strade, anche Stefano Iorfide fa parte con me della commissione e vi assicuro è una scoperta che speriamo alla fine della nostra attività, con la fine della legislatura, di poter rendere pubblica. Abbiamo conosciuto un mondo che tutti voi disconoscete, cioè Reggio è piena di persone che si sono spese per l'avanzamento culturale della città e Luigi Alico Lenzi è una delle figure di punta, ha donato addirittura l'immobile dove oggi c'è la biblioteca dei Nava, quindi è una persona illuminata che si è speso per la città. Tornando al problema dell'intitolazione della strada, è un problema complicato, lungo, ci sono delle pratiche lunghissime, ma noi siamo andati avanti come commissione perché noi siamo partiti dovendo cambiare, c'erano più di 700 strade irregolari, quelle traverse di ramazione devono scomparire perché con l'avanzamento dell'elettronica devono scomparire, però siamo intervenuti anche su altre strade, naturalmente come in tutte le cose che si fanno in questa città ha dato luogo a polemiche, ma noi siamo andati avanti perché l'importante è cambiare il massimo numero di strade e portare all'evidenza pubblica e alla storia della città, consegnare un atlante di quelli che sono stati i figli meritevoli di questa città. Certo, per esempio siamo partiti, abbiamo avuto enormi critiche perché vicino al cimitero una stradina di 25 metri di lunghezza, ci è arrivata una richiesta con 350 firme perché era intestata a una signora che era l'ostetrica della zona, che ha fatto nascere più di 2000 persone. Quella è una memoria di quella zona, cioè chi abita in quella zona sa che quella signora ha costruito la strada di quella zona. Certo, poi siamo passati a Luigi Alico Lenzi, siamo passati a Gianni Versace sul volo sulle polemiche, però per esempio abbiamo, per fare la rotonda davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco, al pompiere che è morto eroicamente in provincia di Pavia, di cui in questi giorni è l'anniversario della morte, abbiamo dovuto aspettare 3 anni perché per intestare una strada ci vogliono 10 anni dalla morte, per avere la deroga abbiamo impiegato un sacco di tempo, però siamo andati avanti e speriamo di aver dato un aiuto a che le giovani generazioni conoscano quello che è stato il passato e i figli meritevoli di questa città. Non voglio togliere più tempo al professore, al dottor Arilotta, e siamo qui tutti per ascoltarlo. Grazie a tutti. La parola ovviamente a Franco Arilotta. Presidentissimo. Intanto buonasera a tutti quanti e un grazie particolare all'amico, veramente amico, Stefano Iorfide, che ha voluto coinvolgermi in questo ricordo del titolare di una strada di Reggio, Luigi Alico Lenzi, perché io non ho avuto la possibilità di conoscerlo, ma era il nonno di mia moglie e quindi ho vissuto l'eco e il ricordo del suo vivere, del suo essere nell'ambito della famiglia Alico, della quale ero entrato a far parte. Seguendo il dettame e i dettami dell'amico, il mio professore di storia e filosofia, Domenico De Giorgio, Luigi Alico Lenzi nacque nel 1875. Luigi Alico Lenzi
visse purtroppo solo 69 anni, Luigi Aligolenzi morì nel 1944. Il famoso imperatore Marco Aurelio, che oltre che imperatore era anche un filosofo, ha scritto che ogni uomo, per il semplice fatto di essere nato e di essere vissuto, ha lasciato e lascia una traccia nella storia della comunità. Naturalmente la traccia è più o meno profonda, più o meno incisiva, più o meno significativa, a seconda di quello che lui ha fatto nella sua vita. E credo di poter affermare senza ombra di dubbio che Luigi Aligolenzi ha lasciato una profonda traccia nella storia civile di Reggio Calabria, e spero di potervene dare dimostrazione. Parlare di lui è un problema perché non si sa da che parte cominciare. Per le tante, più tante, più tante, più tante cose che lui ha portato avanti, ma con un marchio ben preciso, il marchio della cultura. Luigi Aligolenzi è stato un uomo di profonda cultura. E proprio in questa dimensione, e tanto per cominciare, ecco, io comincerò proprio da questa stanza. Io comincerò da questa, da questo, da questa struttura, da questo edificio, perché ci ricordava in famiglia quella stanzetta, e quando si entra era il suo ufficio. Perché? Perché nel 1914 l'amministrazione comunale decide di riprendere il discorso della biblioteca e affida a lui il compito di organizzare la struttura. Come mai? Perché nel frattempo Luigi Aligolenzi già si era distinto come persona molto attenta ai fenomeni culturali, soprattutto a quelle che sono le, a quelle che erano le espressioni letterarie, le considerazioni, le testimonianze letterarie della cultura italiana. Aveva già scritto qualche cosa, aveva già messo su con gli amici di Cosenza il giornale Corriere di Calabria, e gli fu affidato l'incarico di vedere cosa fare per la ricostruzione della biblioteca. Perché ricostruzione? Perché la biblioteca di Reggio, prima del terremoto del 1908, era allocata, era sistemata, era accolta in una chiesa sconsacrata, la chiesa di San Gregorio Magno, che era una chiesa di costruzione normanna addirittura, e che era una chiesa strana, perché era una chiesa su un'altra chiesa, la famosa Cappella degli Ottimati. Terremoto, chiesa danneggiata, i libri erano stati in qualche modo raccolti e portati nella baracca, in una delle baracche della caserma dei Vigili del Fuoco. Naturalmente voi siete ragazzi e non lo ricordate, io ricordo dove era la caserma dei Vigili del Fuoco, cioè all'angolo là sotto dove ora sulla via Vittorio Veneto c'è l'ufficio postale.
ma al 1914 ancora la situazione era questa, non c'era a Reggio la biblioteca funzionante. Luigi Alicolenzi cercò di trovare intanto un locale e per i rapporti che aveva con Perroni Grandi, il preside del magistrale, uno degli uomini più noti della scuola regina, ottenne che la biblioteca si sistemasse per quello che c'era nel seminterrato del magistrale, quello che c'è sulla via Marina. Per cui la prima sistemazione della biblioteca fu là. Se non che poi ci fu il colpo di fortuna. Luigi Alicolenzi aveva un forte rapporto con l'ingegnere Pietro De Nava e l'ingegnere Pietro De Nava, da quello che si raccontava, espresse l'idea, aveva costruito nel frattempo questo edificio per destinarlo a sua biblioteca, ma poi non era stato più o meno possibile, di donare questo edificio al comune per la biblioteca. E concordarono testamento di Denava 1920, il comune entra in possesso di questo edificio e viene incaricato sempre Luigi Alicolenzi di sistemare tutta la dotazione bibliografica che era disponibile in questo edificio. Ecco, cominciamo da qua. La dottoressa Neri molto saggiamente e con consapevolezza ha parlato dello sforzo e dell'impegno di Luigi Alicolenzi per rendere la biblioteca strumento di rapporto con la città. Ed è verissimo, perché Luigi Alicolenzi interpretava la biblioteca come un luogo dal quale far partire messaggi alla città, messaggi di informazione, messaggi di testimonianza. Io non mi dilungo sulle varie iniziative e così dicendo, sulla serie di conferenze che qui si tenevano, ma ricordo la istituzione della cattedra di letteratura e a proposito di conferenze ricordo che magnificamente ai suoi tempi le conferenze che si tennero in un determinato periodo della storia di questa biblioteca venivano addirittura stampate a cura dell'amministrazione comunale. Abbiamo tutta una serie di conferenze, di personaggi illustri, veramente illustri, e di conferenze di grandissimo interesse storico. Se non che Luigi Alicolenzi non aveva gradito e non gradiva molto il fascismo, tant'è vero che non si era iscritto al fascio. Gli chiesero di iscriversi al fascio perché era obbligatorio. Lui rifiutò e fu licenziato. Per fortuna fece causa e evidentemente all'epoca c'erano ancora dei magistrati che avevano il senso della legalità e fu ripreso, l'amministrazione fu obbligata a riprendere il podestà, eccetera. Però rimasero sempre rapporti molto tesi, soprattutto non per la biblioteca, perché non era un problema di biblioteca, ma per l'altra parte della sua attività, la seconda faccia, il giornalismo. A Reggio si stampavano, ahi noi, si stampavano più giornali. A Reggio si stampavano più giornali.
a Reggio oggi siamo combinati che non se dobbiamo pubblicare una qualche cosa da una qualche parte tranne la annuale, purtroppo annuale, rivista della deputazione di Storia Patria, non c'è dove pubblicare un rigo. Invece nella nostra biblioteca abbiamo una sequela di giornali, di riviste, nelle quali gli ingegni migliori della nostra città trovavano modo per dare testimonianza delle loro capacità. E questo, ve lo posso assicurare, chiudo la parentesi, per me è una sofferenza. Comunque, all'epoca questo non c'era, giornali, riviste, però il pomeriggio, prima che il giornale venisse messo in stampa per il domani mattina, le bozze dovevano essere portate in prefettura. E in prefettura c'era qualcuno che stabiliva questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Si cancellavano gli articoli che non venivano graditi e si doveva stampare senza quegli articoli. Naturalmente si cercò di risolvere, di perché se tu poi non seguivi queste disposizioni il giornale si chiudeva. L'indomani ti arrivava il decreto prefetticcio con cui il giornale veniva chiuso. E allora si pensò di fare una rivista nella quale si scriveva, ognuno aveva la possibilità di scrivere, naturalmente senza toccare argomenti di natura politica, però perlomeno ecco il discorso di base di cui parlavo io, in cui perlomeno c'è la possibilità di una palestra, in cui cimentarsi, in cui dimostrare di che cosa sei capace di fare, in cui dare testimonianza della tua intelligenza e della tua passione per la città. E questo avveniva sotto la guida di Luigi Alicorrezzi, insieme all'altro giornalista, Orazio Cipriani, anche quella persona bellissima, nome bellissimo del giornalismo reggio. L'altro lato della figura di Luigi Alicorrezzi erano le conferenze. Luigi Alicorrezzi avrà tenuto un migliaio di conferenze, ma una fase in particolare desidero richiamare al vostro ricordo: la fase della battaglia per l'intervento o non intervento nella prima guerra mondiale. Lui era interventista, lui voleva che Trento e Trieste tornassero o diventassero definitivamente parte dell'Italia. Voleva che finalmente questa famosa unità dell'Italia si realizzasse e lui si portò dappertutto, non soltanto nella Reggio, non soltanto in provincia, non soltanto in Calabria, ma a Napoli, a Roma. Tra l'altro lui era conosciutissimo proprio a livello nazionale. E c'è un particolare che stavo dimenticando. Il 28 dicembre del 1908 lui non era a Reggio, lui era a Roma, al giornale, e apprese dalle notizie che arrivavano poi dopo, convulsamente, nei giorni successivi, cercò di tornare creandosi problemi perché, come sappiamo, a Bagnara la linea ferroviaria non esisteva più. E per arrivare a Reggio bisognava fare cose da pazzi. Ecco,
Luigi Alighieri Lenzi, conferenziere. E questo, vedete, io lo considero un passaggio molto importante della vita di quest'uomo, perché io attribuisco grande importanza, grande valore al messaggio che si deve mandare ai nostri concittadini, al messaggio che si deve far arrivare alle coscienze, alle intelligenze e alla cultura dei nostri concittadini. Il messaggio, se è un messaggio di qualità, se è un messaggio veramente consistente, lascia traccia e certamente aiuta a costruire un rapporto sociale più forte, più bello, più importante, più significativo. E questo io lo considero veramente un aspetto della vita di Luigi Alighieri Lenzi molto, molto bello, un aspetto molto, molto bello. Ci sono tutta una serie di testimonianze, naturalmente, di questa sua attività. Però, però non c'entra. In più Luigi Alighieri Lenzi scriveva libri, tutta una serie di pubblicazioni di letteratura, era interessatissimo, aveva fatto addirittura, come dicevo prima, una rivista di letteratura e di arte. Ma, come posso dire, l'elemento più importante di tutta la sua vita, quello che veramente lo ha segnato e lo ha consegnato alla storia culturale di Reggio, è stata l'iniziativa della bibliografia calabrese. Lui prese questa iniziativa di raccogliere le biografie di tutti gli uomini illustri della Calabria. Pensate un po', stiamo parlando del 1935, 1936, 1937, gli uomini illustri calabresi, e cominciò a raccogliere notizie, documenti, testimonianze, informazioni, libri. Qual era il valore di questa sua iniziativa? Era di recuperare la memoria, era di far ripresentare all'opinione pubblica nomi sconosciuti, perché dimenticati, perché ignorati, perché non se ne parlava più, perché non si sapeva chi aveva scritto Giglio e così via. E questa fu veramente una iniziativa di valore totale, assoluto, indiscutibile, perché ricostituiva la storia culturale della Calabria, non soltanto di Reggio, della Calabria. Lui purtroppo questa opera non riuscì a portarla a termine, perché nel frattempo venne a mancare, e per fortuna la riprese suo figlio Filippo, il quale ha pubblicato Gli scrittori calabresi. Noi abbiamo 4 volumi in cui sono presentati tutti coloro i quali hanno scritto qualche cosa essendo calabresi. Ecco, il figlio che riprende l'opera del padre e la porta a compimento. Guardate che non è una cosa di poca importanza. E soprattutto è la dimostrazione che il padre aveva seminato bene e che il figlio ha sentito di essere in perfetto collegamento con lui nel portare avanti questa iniziativa.
Ecco, allora che cosa significa fare cultura a un certo livello? Significa costruire, significa mettere tasselli uno sull'altro, perché le coscienze, perché le intelligenze, perché le sensibilità vengano esaltate, vengano rilevate, vengano presentate in maniera diversa e soprattutto perché ci sia comunità, perché ci sia senza senso della comunità, nell'avere la consapevolezza di essere tutti appartenenti a uno stesso ceppo, tutti appartenenti a una stessa città, tutti appartenenti a una stessa storia. Ecco l'importanza di Luigi Alligollenzi sta proprio in questo. Dietro di lui potremmo fare un elenco lunghissimo, intanto di giornalisti, amico Stefano, no? Di giornalisti che hanno veramente qualificato Reggio, veramente qualificato Reggio a tutti i livelli. E poi di, come posso dire, di persone che si interessavano, di persone che si sentivano coinvolte, di persone che si riconoscevano in quei personaggi, in quelle immagini, in quelle figure, in quelle scene, in quei momenti storici che venivano rievocati nelle sue conferenze. Io voglio concludere con una nota, chiamiamola di colore, sull'atmosfera culturale italiana, non sto esagerando, insomma, così, da questo punto di vista del Novecento. Nel libro che suo figlio Filippo aveva scritto e che molto opportunamente i suoi pronipoti hanno ristampato, a conclusione c'è una raccolta di carte, una raccolta di documenti, una raccolta di lettere soprattutto, una raccolta di messaggi che Luigi Alligollenzi aveva ricevuto in vita in occasioni varie, scambio di opinioni con uomini di cultura nazionali. Ci sono lettere di Benedetto Croce, ci sono lettere di Alvaro, ci sono le lettere di Giovanni Gentile e poi le testimonianze in occasione, per esempio, quando si era cominciato a pubblicare le prime cose degli scrittori calabresi. Cioè, come posso dire, dimostrazione di affetto stavo per dire, cioè di compiacimento, ecco la parola più giusta, di compiacimento da parte di grandi uomini di cultura nazionale, calabresi, che scrivevano, i reggini Gaetano Sardiello, che davano testimonianza a Luigi Alligollenzi della qualità del suo lavoro, che riconoscevano l'importanza della sua attività, che gli davano coraggio, forza, andiamo avanti, è così che si fa, eccetera. E cioè un'atmosfera tra uomini di cultura, Stefano, tra uomini di cultura che si stimavano, tra uomini di cultura che si apprezzavano, ma che poi alla fine tutti convergevano nell'arricchire la cultura calabrese. Guarda, che leggere quelle testimonianze, io e Giacomo Oliva abbiamo espresso un certo giorno una nostra opinione su un fatto così storico, eccetera. C'era un'altra persona il quale su questo fatto storico aveva un'opinione diversa.
Noi non è che abbiamo detto né Giacomo né io hai sbagliato, ma che fesserie dici o altre cose del genere. Abbiamo solo espresso una nostra valutazione. Ci hanno tolto il saluto. Ecco, vedete amici, io ringrazio Stefano per avermi chiamato, ma soprattutto ringrazio Stefano e ringrazio gli amici suoi, Papa Sergio e gli altri, per quello che fanno, per la fatica enorme che affrontano, anche per le spese che devono sopportare per portare avanti un discorso di cultura serio in una città che ne ha ormai bisogno. Vedete, 40 anni fa, 50 anni fa, parlare di cultura, ma il Baticello, ma sa sapere su cosa. Oggi forse siamo all'eccesso opposto, Stefano. Oggi siamo in troppi a parlare di cultura. Oggi negli elenchi del comune di Reggio Calabria ci sono 400 associazioni. E credo che sia una leggera esagerazione. Però prendiamone atto, ma soprattutto per quelle che sono le nostre forze, soprattutto per quelle che sono le vostre disponibilità, per quella che è la vostra pazienza, la vostra passione, il vostro entusiasmo, il vostro senso di responsabilità di essere cittadini di una grande città. Tutti quanti siete. E se l'amico Mimì Cappellano è tanto affettuoso da accettare un suggerimento, che si metta a guardare con la sua grande passione, il suo grande entusiasmo alla storia di Reggio, perché ci sono nomi nella storia di Reggio, fatti nella storia di Reggio, che vale la pena ricordare dagli angoli delle nostre strade. La toponomastica è il biglietto da visita di una città nei confronti del forestiero. E il biglietto da visita è un biglietto di visita che deve essere sempre al massimo livello. Ieri con gli amici abbiamo fatto un discorso sulla battaglia di Lepanto. Strano, c'è la battaglia di Lepanto. Alla battaglia di Lepanto c'erano 200 navi cristiane e c'erano 200 navi musulmane. C'erano 88.000 cristiani e 86.000 musulmani. E c'erano 5 regini. Ma voi ve li immaginate? 5 regini su una nave da loro affittata, con i rematori di Bagnara, che hanno partecipato alla più grande battaglia navale della storia dell'umanità. E mi pare che varrebbe la pena ricordare momenti così belli della nostra storia, così come vi ringrazio per avermi ascoltato nel ricordare uno degli uomini più validi della nostra storia civile e culturale. Grazie. Grazie dottore Franco Rillotta, purtroppo ha ragione, lui parlava degli intellettuali dei tempi di Luigi Alicollensi, parlava di quegli anni, adesso la situazione si è un po' imbarbarita, ma non è soltanto per la cultura, è il contesto nazionale, quindi locale, il contesto internazionale che si è imbarbarito ormai si grida nei confronti dell'altro, non si cerca di capire, di ragionare, di confrontarsi sul serio, adesso si grida più ad alta voce, ha ragione, e questo è un problema che scontiamo a Reggio, come ahimè scontiamo anche in altre parti d'Italia e del mondo, quindi grazie Franco, grazie anche per il tuo intervento. Ora se c'è qualcuno che vuole appunto dire qualcosa, prego. Se ti siedi così ti riprendiamo con tanto. Premetto che tutte le nostre conversazioni sono su YouTube, nel bene e nel male, finiscono su YouTube.
allora intanto ringrazio il nostro il mio presidente, presidentissimo, il nostro Franco Rillotta, per la squisita relazione che ci ha fornito, con le notizie, delle chicche veramente culturali. Però poi, ecco, tra i grandi nomi della nostra cultura e soprattutto tra i grandi giornalisti, io vorrei ricordare il nostro Giuseppe Polimeni, che ha fondato Calabria Sconosciuta, che ha lavorato indefessamente, credetemi, giornate intere, una volta pensionato, era lì nella sua diciamo redazione, e io ho lavorato con lui per 20 anni, ho scritto tantissimo, ho corretto bozze. Veramente per me è stata una scuola di vita, di cultura. Ecco, vorrei che qualcuno ne parlasse ampiamente, e soprattutto faccio la domanda a Stefano, perché credo che appunto Giuseppe Polimeni sia un uomo di grande spessore umano, culturale e un grande giornalista. Giusto. Grazie. Voi mi dovete scusare, ma io stavo dimenticando la parte finale del racconto Luigi Alicollenzi, cioè 1944, lui muore, non è più il direttore della biblioteca. E io, per completare il quadro, ricordo chi ha preso il suo posto. Nell'immediatezza fu Nicola Giunta, poi venne sul dottore Luigi Micritano, che tutti quanti quelli che frequentavano la biblioteca ricordiamo con grande apprezzamento. Poi ci fu una dottoressa Dara, di cui io ho perso un po' le tracce, ma devo vedere di avere qualche, perché fu un periodo quello molto delicato della storia della Biblioteca Regina. E poi c'è stato l'amico Domenico Romeo, anche lui un personaggio che tutti quanti abbiamo avuto la maniera di apprezzare. La biblioteca ha avuto, la dottoressa Neri me lo consentirà, un periodo di crisi, ma come tutte le crisi, la crisi si è chiusa e adesso si è cominciato a ragionare in termini veramente qualificati, seri, concreti, costruttivi. E naturalmente noi ci auguriamo che la persona alla quale è stata dall'amministrazione comunale affidata questa responsabilità e che sta dimostrando di essere all'altezza di questa responsabilità, possa continuare e soprattutto ci possa aiutare in questa ansia che noi abbiamo di imparare sempre di più e di conoscere sempre meglio. Grazie per essere qui. Un'informazione, io ho parlato di toponomastia, per esempio Nicola Giunta, gli è stata una strada bene a 50 anni dalla morte, questa città si era dimenticata di Nicola Giunta. Quel Polimeni, se Minella mi fa avere il curriculum vitae, appena riprendiamo l'attività potremmo pensare di dargli una strada. Per esempio, una delle mie scoperte che io disconoscevo è stato l'ingegnere Odoardo Zender, al quale è stata la strada della facoltà di ingegneria, che ha fatto tante cose per il Regolare, per la società elettrica, ma soprattutto una parte sulla quale dovremmo tornare, e invito Stefano a fare insieme qualcosa, il periodo del tram a Reggio Calabria, che è stato un periodo d'oro di Reggio Calabria. Grazie. Non so se ci sono altri interventi. Allora, io volevo soltanto ricordare, la prossima settimana si apre per l'associazione Anassilaus una settimana intensa e faticosa. Il 14, cioè giovedì prossimo, saremo qui in biblioteca, verrà inaugurata una mostra filatelica, il titolo è Atene e Roma, le radici della civiltà. Ci sarà uno speciale annullo filatelico e ancora una volta
abbiamo utilizzato quell'annullo filatelico, un monumento storico della città, le Terme Romane. Nell'annullo filatelico sarà rappresentato, non tanto bene, avete presente il mosaico delle Terme Romane, però è importante che ci sia questo simbolo della nostra città. La mostra sarà inaugurata dalla professoressa Prinzivalli, che è un'emerita, una studiosa del cristianesimo antico, con una lezione appunto sul cristianesimo delle origini, emerito dell'Università di Sapienza. Il giorno dopo al museo, chiedo scusa ma purtroppo con il premio abbiamo studiosi che vengono da fuori, il professore Stefan Helders dell'Università di Berlino affronterà un tema molto particolare. Lui è uno studioso di storia alto medievale e parlerà appunto di Roma alto medievale, e parlerà di Roma e della battaglia di Ostia, quella splendida battaglia che è rappresentata nella stanza appunto di Raffaello, la stanza dell'incendio di Borgo. Avete poi presente questo splendido affresco dove si parla di questa battaglia di Ostia con il Papa Leone, che poi non era Leone X, ma ha le fattezze di Leone X, che assiste e benedice il trionfo delle forze cristiane sulle forze arabe che in quel momento minacciavano direttamente la capitale del cristianesimo. E poi il 16 novembre presso il Consiglio regionale ci sarà il premio. Sono tre giorni, uno in biblioteca, uno al museo, il secondo del 15, impegnativi. Io manderò gli inviti, speriamo che voi possiate partecipare, perché si tratta anche di studiosi che difficilmente ritorneranno nella nostra città. Quindi io non so se la dottoressa ha qualcosa ancora da aggiungere. Io quindi ringrazio sempre la biblioteca per la disponibilità. Dal 14 troveremo due mostre, una mostra dedicata a Corrado Alvaro, una mostra filatelica dedicata alle antichità greche e romane. Certo, solo quelle filateliche possiamo fare, non possiamo avere reperti originali, ma ci contentiamo, e poi queste conferenze con questi studiosi di alto profilo. E ringraziamo appunto la biblioteca, come ringraziamo anche il Museo Archeologico Nazionale di questa disponibilità. Grazie e buonasera.